Parti osservando il respiro, cercando di non modificarlo, ma solo osservarlo così com'è. E anche quando non lo stai osservando, il tuo respiro va e viene lo stesso, senza che tu faccia niente. Senza che tu cerchi di cambiarlo, l'aria entra e l'aria esce in autonomia. L'aria entra e l'aria esce al suo ritmo. E potresti notare l'aria che entra dal naso, entra nel tuo corpo, arriva fino alla pancia che si innalza, come se fosse un'onda che arriva gradualmente, raggiunge il suo picco e poi gradualmente scende, si sgonfia, come il respiro. Prova quindi a osservare le onde del tuo respiro. E anche le emozioni possono essere paragonate alle onde. Arrivano, raggiungono il loro picco di intensità e poi calano, così come il respiro. E se ci rifletti, sai che la loro durata dura da pochi secondi ad alcuni minuti. E l'andamento delle emozioni è proprio come un'onda, non è qualcosa di costante, che continua sempre uguale nel tempo. E puoi verificarlo anche adesso. Ogni emozione oppure sensazione che provi in questo momento non è uniforme, costante e duratura, ma cambia momento dopo momento. Se non fai niente per modificare o interrompere il respiro, l'aria entra ed esce da sola. E così anche con le emozioni. Se non fai niente per interromperle, per fermarle, per modificarle, bloccarle o sfuggirne e lasci che facciano il loro corso, scompaiono da sole con il passare del tempo. Proprio come le onde. Se non ci fai niente, se non cerchi di bloccarle, raggiungono il loro culmine, il loro picco e poi inevitabilmente scendono. Puoi provarlo con l'emozione o sensazione che stai provando in questo momento o l'emozione che ti è più familiare, che può essere la rabbia, l'ansia, la paura, la tristezza, la vergogna, il senso di colpa. E immagina che sia come un'onda. La senti arrivare nel tuo corpo, aumentare e raggiungerà un picco di intensità che durerà solo un breve attimo e poi calerà. Se invece tenti di respingere questa emozione, otterrai solo di farla durare più a lungo. Prova a considerarle come onde, senza cercare di fermarle, bloccarle o evitarle, anche se fossero spiacevoli, molto spiacevoli. Così come quando non dovresti cercare di prolungare anche le emozioni piacevoli. Ma quello che potresti fare è solo cavalcare l'onda. È un po' come quando ti trovi al mare, se arrivano delle ondate molto forti, molto grandi. Se tu cerchi di bloccarle, magari ti metti in piedi, cerchi di contrastarle per fermarle, per far sì che non ti colpiscano, in realtà quello che ottieni è proprio il contrario, che ti colpiscano con forza, che ti scaraventino per terra.
E se cerchi di scappare dalle onde, è difficile che tu ci riesca, perché queste ti raggiungono comunque prima che tu arrivi sulla terraferma. Ma se invece provi a surfare le onde, a lasciare che queste onde arrivino, ti portino in alto e ti delicatamente riportino giù. Questo vale anche per le emozioni. Contrastarle o scappare non serve, perché ti raggiungono e diventano più intense e aumentano la loro durata. Ma se riesci a lasciare che queste onde emotive siano così come sono, ecco che proverai un picco di questa emozione spiacevole, ma se non fai niente, questa emozione piano piano ritorna più lieve. Così come con il respiro. Vedi che puoi in autonomia far entrare l'aria, la pancia si gonfia e poi piano piano scende e l'aria esce. Se invece ti lasci andare troppo alle emozioni, come per esempio alla tristezza o alla rabbia, potresti anche accorgerti che inizi a fare pensieri che abbiano quella tonalità di rabbia o di tristezza, per esempio, o di ansia. E potresti anche ricordare eventi tristi o in cui hai provato ansia e avvertirai un'ondata di tristezza che ti predisporrà a immaginare o ricordare altri eventi o situazioni o pensieri di quella tonalità emotiva, scatenando così ancora altre ondate di tristezza o delle altre emozioni. Quindi quando ti trovi a provare un'emozione spiacevole, puoi provare a vederla come un'onda che gradualmente arriva, ti porta in alto e piano piano scende e se ne va, se tu non cerchi di modificarla o bloccarla. Per aiutarti in quei momenti, puoi proprio seguire l'onda del tuo respiro. Lo osservi così com'è e potresti accorgerti che magari sono onde molto agitate, molto intense, ma se tu le lasci andare e venire e di nuovo venire e poi andare, potresti accorgerti che non ti travolgono, ma semplicemente ti sollevano, ti sballottano un po', ma tu rimani in piedi e puoi continuare a fare quello che stavi facendo o quello che è importante per te. Ritorna a osservare le onde del tuo respiro, ancora per qualche istante, per allenarti ad osservare le onde emotive quando proverai sensazioni intense, spiacevoli o dolorose. Prenditi il tuo tempo e quando vuoi puoi lasciare andare l'attenzione dal tuo respiro e riportarla nella stanza, nel luogo in cui ti trovi ora. E
riprendere movimenti, riaprire gli occhi e continuare la tua vita sapendo che potranno arrivare delle onde emotive e tu potrai provare questo esercizio di osservazione e di lasciarti trasportare da queste onde senza intervenire.